conferenza stampa di presentazione della 53esima Sagra del Vino di Carosino, edizione 2019, che si terrà nei giorni 22, 23, 24 e 25, con un'anteprima, con un assaggio, se le dire, martedì 20. Ma i quattro giorni sono appunto 22, 23, 24 e 25. Ho al mio fianco il sindaco di Carosino, Onofrio Di Cillo. Beh, sindaco, è la sua prima volta da primo cittadino, da sindaco, una sagra del vino che vuole coniugare l'aspetto culturale, l'aspetto produttivo con l'aspetto ludico. Assolutamente sì, insomma siamo a solo 70 giorni dal nostro insediamento e quindi questa è una delle prime cose di cui siamo stati costretti ad occuparci. Anche con piacere, direi. Assolutamente, con piacere, visto che poi è una manifestazione ormai storica per quello che riguarda il nostro paese, visto che siamo insomma alla 53esima edizione, l'abbiamo fatto con risorse economiche molto esigue, perché tra l'altro veniamo da un bilancio approvato dall'amministrazione precedente, però insomma ci siamo dati da fare e crediamo di esserci riusciti a fare una bella saga del vino e soprattutto, come diceva lei, insomma, a coniugare cultura, prodotto, insomma, folklore, insomma, tutto ciò che è possibile mettere insieme ad una manifestazione degna di 53 anni, insomma. Maria Teresa Laneve, vice sindaco di Carosino, nonché assessore alla cultura e alla pubblica istruzione. Beh, parliamo di cultura, questa sagra del vino fa parte della cultura di Carosino e non solo, vino e cultura. Sì, ovviamente non potevamo tralasciare l'aspetto culturale all'interno di questa 53esima Sagra del Vino e in effetti sabato 24 avremo un convegno sul teatro, vino e tradizioni, 50 anni di storia. Il nostro teatro compie infatti 50 anni, tra l'altro Carosino vanta una lunga tradizione teatrale grazie alla presenza proprio di numerose compagnie e quindi come amministrazione abbiamo fortemente voluto inserire all'interno di quella che è un'altra grande tradizione di Carosino, quindi la Sagra, un evento che festeggi questi 50 anni. Oltre ai rappresentanti delle compagnie teatrali e alla presenza di un referente del Teatro Pubblico Pugliese, avremo anche l'onore di avere l'attrice e docente teatrale Giorgia Trasselli, più conosciuta come la Tata di Casa Vianello, che ha voluto festeggiare con noi questi 50 anni. Le sale del castello del piano superiore poi ospiteranno una personale di pittura di un nostro concittadino Luciano Marinelli, mentre giù nelle sale del primo piano allestiremo una mostra dei vini non solo locali ma dell'intera Puglia, ai quali abbiamo voluto abbinare una mostra della civiltà contadina con oggetti, attrezzi insomma vari, proprio per ricordare il sacrificio fatto dai nostri nonni, anche perché riteniamo che non si può capire il presente senza conoscere bene il passato. Altro momento importante sarà dedicato anche ai bambini. Con domenica ci sarà una gara di pigiatura dell'uva con i bambini dei 5 rioni storici di Carosino con la collaborazione del COGE, il Comitato Organizzativo Giochi Estivi, che approfitto per ringraziare pubblicamente. E in più avremo anche un momento sociale con la Croce Rossa Italiana che ci farà vedere le manovre di disostruzione pediatrica. Assessore Mario Lapesa, assessore del Comune di Carosino alle attività produttive, all'agricoltura e al commercio. Beh, quando parliamo di vino, beh, ovviamente il vino è legato all'uva e quindi all'agricoltura, ma si crea tutto un circolo virtuoso produttivo che sfocia ovviamente nelle attività produttive, nel commercio appunto. Questa 53esima Sagra del Vino, vista dal punto di vista sotto l'aspetto dell'agricoltura e delle attività commerciali. Sì, buonasera. Sì, effettivamente abbiamo cercato di dare un taglio a questa Sagra del Vino che non fosse soltanto un discorso giustamente folcloristico della festa e quindi delle manifestazioni, quindi dei spettacoli, ma come assessore delle attività produttive ho cercato di improntare un discorso proiettato sia alla tradizione dell'uva e quindi del vino, produzione dell'uva per i vini, che Carosino ha una storia davvero importante
importante per quanto riguarda la produzione di vini, con un'antica cantina sociale che ultimamente ha avuto qualche problema, ma stiamo cercando di farla rivivere come erano i fasti di una volta. E tant'è vero che il convegno che sarà tenuto il 23 di agosto, un convegno che si chiama Vini, Vino, quali prospettive future, è improntato proprio su un discorso di proiezione nel futuro su quelle che sono le possibilità anche in tema di finanziamenti per la produzione di vini del primitivo DOC di Venduria, perché il nostro territorio carosino rientra nella zona del primitivo DOC e quindi abbiamo cercato di coinvolgere non solo le aziende locali ma anche le aziende dei comuni limitrofi a cercare di spiegare, davvero spiegare a tutti i produttori locali, piccoli produttori, come si è possibile arrivare ad una produzione di vino per il primitivo in termini anche di consorzio, così come è stato creato a Mandule consorzio tutela vini del primitivo, così come è stato creato anche con la cantina di San Marzano. Ecco, l'idea nostra come amministrazione, mia personale, è quella di lavorare per i prossimi 5 anni per cercare di portare i produttori locali a unirsi in un consorzio e cercare quindi di rientrare nel circuito del primitivo DOC di Manduria. Consigliere Davide Roselli, consigliere del comune di Carosino, delegato al teatro e all'associazionismo, al mondo delle associazioni. Allora parliamo di questa sagra del vino nella prospettiva del cittadino, del terzo settore, dell'associazionismo. Sì, abbiamo cercato in questa 53esima edizione della Sagra del Vino di dare un nostro indirizzo politico per come la intendiamo noi, la Sagra del Vino, anche se 2 mesi dall'insediamento. Abbiamo da subito coinvolto le associazioni in quello che è stato un ricco cartellone estivo di eventi che vedrà il suo massimo apice nella Sagra del Vino, che si terrà dal 22 al 25 agosto. E nella stessa circostanza abbiamo ragionato con le associazioni su quali potessero essere le prospettive su questa edizione della Sagra del Vino. Abbiamo accolto le loro proposte e abbiamo cercato di metterle in atto in questo programma che prevede la presenza dell'associazione del comitato organizzativo dei giochi estivi, quindi dei 5 rioni storici del comune di Carosino, che coinvolgerà i bambini in una gara di pigiatura dell'uva, quindi un ritorno alle tradizioni ma nel futuro delle nuove generazioni, domenica 25 agosto. E nelle serate precedenti vedremo coinvolte le associazioni teatrali del territorio, perché quest'anno cade il 50° anniversario della prima storica compagnia teatrale, del primo storico movimento teatrale su Carosino. Ad affiancare tutto ciò ci sono le aziende del territorio, le aziende agricole del territorio e tutte le associazioni che in qualche modo ci hanno dato una mano ed un'ampia collaborazione. Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, una sagra del vino che certamente promuove le eccellenze a livello appunto di produzioni vinicole, ma ovviamente reca anche, fa crescere il marketing del territorio. Certamente è la storia della produzione vitivinicola della nostra provincia, che tende a rinnovarsi, a dare slancio, vigore ad un settore che non soltanto grazie alle peculiarità degli agricoltori, dell'agricoltura, dell'eccellenza olivicola del nostro prodotto, ma che è inserita, come noi speriamo di fare, in un ragionamento più ampio come quelle ad esempio delle zone economiche speciali. Ricordo a tutti che Carosino è comune che parte integrante delle aree perimetrate per quanto riguarda le aree ZES. Io penso che possa dare uno slancio ulteriore, la possibilità, vale a dire, di trovare anche imprenditori a livello internazionale che possono arrivare qui su questi territori, a Carosino, a San Giorgio, a Grottaglie, per parlare della zona orientale della provincia di Taranto, e per poter localizzare stabilimenti importanti per la produzione e per sfruttare le eccellenze agricole della nostra provincia e del territorio. Insomma, la capacità e la forza di voler dare un'agenda politica differente, un'agenda di politica economica differente nella nostra provincia parte anche da questo, dalla programmazione di interventi di macro politica che tengano presente la peculiarità e diciamo il settore tradizionale della nostra economia, ma che nello stesso tempo possa dare slancio alla luce anche dei nuovi percorsi di politica industriale che la Regione Puglia si sta dotando.